Continuano le nostre lezioni di mercato che realizziamo insieme ai commissari di Consob. La nuova Consob guidata da Mario Nava si è presentata al mercato in una maniera innovativa. Abbiamo iniziato ad approfondire diversi temi, dalla tutela del risparmio alla finanza per le imprese. Oggi parliamo dell'impatto della tecnologia, il cosiddetto fintech, per il risparmio e per il mercato. Lo facciamo con Paolo Ciocca, che ringrazio in collegamento da Roma. Benvenuto. Buongiorno. Allora, Paolo Ciocca, che dal 1 marzo è commissario Consob. Allora, partiamo proprio dalle novità. Viviamo in un mondo il cui cambiamento è guidato dalla tecnologia. Questo ha un impatto diretto anche, lo raccontiamo tutti i giorni, nel mondo dell'economia, della finanza e del mercato in particolare. Qual è l'impatto che secondo voi di Consob, il fintech, come si chiama un po' l'incrocio tra le attività della finanza e il mondo della tecnologia, potrà avere? Partiamo dal punto di vista dei risparmiatori, dottor Ciocca. Ma io credo avrà intanto un impatto importante sulla profilazione dei bisogni del risparmiatore, sulla sua capacità di essere, come dire, cosciente di quello che sta, di quello in cui sta investendo. Gli darà molte più possibilità di valutare anche l'offerta di prodotti finanziari. Ovviamente insieme con maggiori informazioni ci potranno essere anche più attenzioni, e qui viene la responsabilità poi dei regolatori. Ecco, maggiore opportunità per fare trasparenza, dare informazioni, ma anche nuovi servizi. Dal vostro punto di vista, la tecnologia andrà a sostituire quello che in questo momento è l'attività svolta dal mondo della consulenza finanziaria? Si affiancherà a questo mondo per migliorare i servizi? Come vedete l'evoluzione da questo punto di vista? Mi ha fatto una bella domanda pensata alla consulenza. Per la consulenza ho avuto modo di dire questo alla relazione annuale dell'organismo di vigilanza sulla consulenza finanziaria. Per la consulenza finanziaria la rivoluzione fintech, che poi vuol dire in concreto la disponibilità di maggiori dati, di un gran numero di dati, molti più di quelli che normalmente, di cui normalmente i consulenti sono abituati a trattare, questa disponibilità è una grande occasione per la consulenza, perché permette un salto di, diciamo così, di, come dicevo io, profilazione del cliente, di capacità del consulente di matchare necessità del cliente con caratteristiche del prodotto. Va da sé che questo richiede ai consulenti, alla professione dei consulenti, un salto qualitativo importante, diciamo così, di testa e di prospettiva. Profilatura del cliente è quello che anche la normativa aiuta a fare in maniera sempre più profonda. Con MiFID 2 sappiamo che tutti come risparmiatori dobbiamo o dovremo ancora rivedere la nostra cosiddetta intervista per MiFID 2, determinare quali sono le caratteristiche, dalla capacità di affrontare il rischio, l'appetito per il rischio e così via. Ecco, ma da questo punto di vista la tecnologia può a sua volta fornire degli strumenti per aiutare i risparmiatori a navigare nei mercati? Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo, questo sicuramente può aiutare i risparmiatori, è una nuova responsabilità anche per gli intermediari, perché comunque l'intermediario, come dire, deve essere cosciente delle opportunità e del rischio che stanno nella scelta tecnologica. Quindi quello che ci aspetteremo dall'intermediario sono che non acquisti a scatola chiusa, quindi che sappia valutare i rischi che sono impliciti in una certa scelta tecnologica, che questa si tratti di un software di negoziazione, oppure un software di consulenza automatizzata, oppure un software di altro tipo, sempre legato alla profilatura. Sarà molto importante valutare opportunità e rischi e che l'intermediario ne sia cosciente. Questo è molto interessante anche di fronte al moltiplicarsi dell'offerta di quello che si chiama un po' in gergo, certo, il robot advisor, cioè la consulenza basata proprio su questi algoritmi. Voi in Consob come la vedete l'evoluzione e la crescita anche di questi sistemi, che hanno ancora una quota di mercato molto ridotta, ma che anche in altri paesi stanno prendendo piede? Ma come regolatore è sempre una visione che è, diciamo così, naturalmente neutra, nel senso che fa parte dell'evoluzione del mercato. Il regolatore deve aiutare questa evoluzione naturale del mercato.
unbiased in un senso o nell'altro, purché siano sempre chiari gli obiettivi ultimi della vigilanza che comunque il regolatore ha presente, che quindi poi è la trasparenza, la stabilità e altro. Detto questo, in generale, rispetto a RoboAdvice, diciamo così, il punto importante è la trasparenza anche del tipo di consulenza che viene data. Attualmente quello che uno vede sono dei sistemi di assistenza al consulente piuttosto che una, diciamo così, trasformazione completa in automazione totale del rapporto tra il risparmiatore e l'intermediario. È probabile quello sia poi il mondo a tendere, non so dirle in che tempi. Resta però il punto fondamentale della responsabilità in tutto questo, che quindi quello non si sposta. Allora, dottor Ciocca, noi raccontiamo quasi quotidianamente novità nel mondo del fintech, dell'insurtech, perché sono i servizi assicurativi basati sulle nuove tecnologie, ma questo impatto riguarda direttamente anche chi fa vigilanza e regolazione come voi e passa sotto il nome con cui siamo un po' meno familiari di RegTech, la tecnologia anche nel mondo regolatorio. Che impatto ha e come vi state attrezzando all'interno di Consob? Allora, intanto un punto definitorio. RegTech può essere intesa come, diciamo, la regolamentazione della tecnologia oppure la tecnologia applicata alla regolamentazione. Parlo della seconda, quindi della tecnologia applicata alla regolamentazione. Per Consob è l'avvio di un, diciamo così, di un percorso che è fatto di comprensione, sperimentazione e poi applicazione. Quello che stiamo facendo è come altre vigilanze, quindi lo stiamo facendo al nostro interno, ma lo facciamo in una rete internazionale, che questa sia una rete comunitaria o anche oltre, e che intanto avviamo delle sperimentazioni per, ad esempio, vedere l'impatto di certi algoritmi per i fini di vigilanza. Una secondo filone è sperimentare dei progetti di automazione del rapporto tra vigilanza e vigilato, sia nello scambio dei dati, su cui l'Italia in qualche modo parte già avanti, perché i nostri intermediari o attraverso Consob o attraverso Banca d'Italia i dati li trasmettono in modo automatizzato praticamente da sempre, sia nel passo successivo che invece quello dell'applicazione automatizzata di una regola di vigilanza, che è un grado successivo. E noi abbiamo avviato dei gruppi di lavoro interni, delle collaborazioni con l'università e puntiamo sostanzialmente con dei piloti, dei progetti di sperimentazione. Poi il passo successivo sarà fare un mainstreaming di questo all'interno del rapporto tra noi e vigilati. Mi interessa capire, dottor Ciocca, anche che impatto può avere tutto questo su quello che il presidente Nava, presentando la relazione annuale di Consob al suo debutto davanti al mercato, ha chiamato la vigilanza proattiva, una vigilanza che nella vostra nuova visione dovrà tendere a prevenire il fatto che avvengano, come chiamiamoli, incidenti o comunque problemi di mercato, rispetto al fatto unicamente di reprimere, cioè dopo che i fatti sono accaduti. La tecnologia può aiutarvi a far questo? La tecnologia, come dicevo all'inizio, e per essere chiari, più che tecnologia, qui parliamo del mondo dei big data, mettono a disposizione della vigilanza, del mercato e di tutto l'ambiente una quantità, non le voglio dire infinita perché sarebbe tecnicamente sbagliato, ma immensamente più grande di informazioni. Quindi il problema della vigilanza, come di tutti quelli che trattano i big data, è capire il perimetro delle informazioni che interessano, elaborarli secondo degli obiettivi. Questo sicuramente cambia la capacità di conoscenza della vigilanza e quindi sicuramente mette la vigilanza a un passo più avanti nella valutazione del contesto o del caso specifico. Questo vuol dire però per Consob e anche per tutte le vigilanze investimento informatico, chiarezza di obiettivi nel medio termine, e questo credo che è proprio quello che è il progetto vero su cui sta Consob. Se posso, non toglie il problema dell'abuso, anzi
l'abuso, l'abuso applicato al mondo del fintech è ovviamente un problema importante che però va trattato separatamente rispetto al mercato regolare, ma non voglio diciamo, questo è interessante perché della tecnologia usa e talvolta approfitta anche chi ha delle cattive intenzioni, lo vediamo in tutto il mondo della cosiddetta cyber security, guardie ladri digitale avanza ad una velocità molto più spedita rispetto a quello a cui eravamo abituati una volta. Le chiedo se la Consob ha la velocità, anche i tempi per seguire l'evoluzione della tecnologia da questo punto di vista e magari bloccare prima che siano più bravi, più sofisticati chi sul mercato cerca di imbrogliare. Dunque, qui bisogna essere precisi sui campi. Cyber security è la sicurezza diciamo, informatica in senso proprio. Altro è l'abuso della... possono essere interconnessi, ma logicamente altra cosa è l'abuso, diciamo così, usato come mascheramento, la tecnologia come mascheramento di delle frodi poi in fondo. Questa seconda parte è un punto molto delicato perché ovviamente rispetto all'abuso classico si registra un'accelerazione dei casi che si presentano a noi come alle altre vigilanze e ovviamente il decentramento che è tipico del sistema, dei sistemi innovativi attuali permette sostanzialmente di proporre, mi passi la delicatezza, nuove frodi in maniera molto più massiva. Questo per le vigilanze vuol dire che dobbiamo cambiare l'approccio su questo e utilizzare degli strumenti tecnologici e non solo tecnologici, per esempio di comunicazione, per esempio di deterrenza, che sono propri di altri mondi ma in cui stiamo cominciando a imparare noi insieme agli altri e faremo sicuramente dei passi avanti a breve anche di comunicazione su questo. C'è un aspetto interessante. Sì, cyber security è tutto un altro mondo, io la citavo per far capire come anche lì la guerra, chi arriva per primo ha delle, come dire, delle sofisticazioni che lo mettono in grado di avere un vantaggio, però io le voglio chiedere un'altra cosa perché la tecnologia è per sua definizione universale, non rispetta i confini, le barriere, mentre la vostra attività è limitata a quello che succede nel nostro paese. Come fate fronte, visto che siamo tutti collegati al digitale, quindi anche da fuori dal nostro paese ci possono arrivare delle offerte o dei servizi di natura finanziaria, come fate fronte a questa contraddizione? Vigilanza nazionale, fenomeno universale o internazionale? Buon punto. Mi faccio essere un poco non convenzionale, le direi, allora, questo vincolo che dice lei c'è per forza e se vuole la tecnologia lo aumenta, il vincolo diventa ancora più stringente. Dov'è però, voglio vedere il lato positivo, una opportunità? Secondo me l'opportunità è sulla nostra capacità nazionale di ricerca sul fronte tecnologico. Noi abbiamo, tramite i politecnici, tramite le facoltà di ingegneria, di fisica, di matematica, abbiamo delle scuole tecniche molto forti, anche per esempio vicino alla piazza finanziaria di Milano, adesso mi freno sulla citazione se no poi mi prendo molti nemici, ma il punto vero è che noi abbiamo questo mondo, questo è il mondo che... È questo mondo che sta disegnando la nuova innovazione, cioè l'innovazione, forse diversamente dal passato, viene da questo mondo. Consob che cosa sta facendo? Rispetto a questo mondo sta cercando di, intanto si è connessa a questo mondo, quindi con i politecnici, con le facoltà di matematica, con le facoltà di fisica, sta lavorando insieme sugli obiettivi di cui alcuni sono quelli che le ho citato. Questa capacità va messa a rete. La messa a rete ovviamente, in prima battuta, a noi serve per la vigilanza, ma se questa messa a rete si diventa una, diciamo così, una capacità anche per il mercato e per il sistema finanziario italiano nel complesso, è soltanto una cosa positiva. Detta in altri termini, la nuova piazza finanziaria del futuro
viene da questo mondo, non viene da altri mondi o semplicemente da dei vantaggi regolatori. Questo è un punto importante di cambio di paradigma nel mondo finanziario. Questo è molto interessante, dottor Ciocca, anche perché il Presidente Nava ha ricordato che noi abbiamo settima, ottava economia a livello mondiale, ma la nostra piazza finanziaria è la 13ª piazza finanziaria, cioè quello che rappresenta la borsa italiana. E la domanda è se in questo contesto di evoluzione tecnologica l'Italia che ruolo giocherà nella partita, che spazio avrà il nostro mercato finanziario rispetto agli altri mercati, o c'è il rischio che operatori, grandi operatori che hanno dimensioni enormi, le piattaforme, pensiamo ai Google, ai Facebook, le piattaforme con cui noi trattiamo, agli Amazon, che sono sempre più vicini ad entrare direttamente anche nel mercato dei servizi finanziari, come ad esempio in Cina è avvenuto con Tencent, Alibaba e altre società delle stesse dimensioni. Ecco, voi pensate che l'Italia avrà e manterrà un suo ruolo in questo mondo, o saremo di fatto colonizzati al 100%? No, io non credo che saremmo colonizzati al 100%. Poi sa, lei parla con la vigilanza che non potrà mai accettare di essere colonizzata al 100%. E me la faccia dire a battuta. Però, seriamente, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è sicuramente un'evoluzione di mercato che va verso una concentrazione, verso dimensioni degli intermediari più grandi. Noi in gergo la chiamiamo PSD2, quindi è quel pezzo lì. Quello che sta alle vigilanze, che poi nel caso della vigilanza finanziaria comunque resta la vigilanza sul punto di contatto tra chi che sia che offre e il risparmiatore, comunque dovrà stare, diciamo così, sul pezzo locale. Questo che cosa vuol dire? Che un ruolo per noi ci sarà, volenti o nolenti, sempre. Sta a noi vigilanza all'interno di un sistema internazionale, questo noi non lo si fa in isolamento, da un lato accompagnare l'evoluzione di mercato, avere presenti gli obiettivi di vigilanza sostanziali, economici, e adeguare l'assetto regolamentare rispetto a questa evoluzione. Questo è il vero punto sostanziale. Questo si fa nel concreto e Consob ha cominciato già a farlo, stiamo discutendo con operatori che ci chiedono, piccoli o grandi, per esempio nel mondo delle ICOs, come trattarle, e questo sarà, è cominciato il cammino insieme a chi sperimenta questo nuovo mondo. Ricordiamo che le ICO sono le Initial Coin Offering, se sono sostanzialmente il collocamento di nuove criptovalute a livello di mercato. E proprio per questo le chiedo in conclusione, dottor Ciocca, ma i risparmiatori italiani sono pronti a questa rivoluzione? L'industria finanziaria italiana è pronta a questa rivoluzione, secondo voi? Secondo me sì. Come sempre non c'è una perfezione, o non c'è né paradiso né inferno, ci sarà una via di mezzo, qualcuno sarà più avanti e qualcuno sarà più indietro. È chiaro che questo nuovo mondo richiede nuovi investimenti, quindi chi non investe finanziariamente o investe in innovazione di organizzazione, in innovazione di processo, in innovazione di offerta, si troverà indietro, ma questo è sempre, ed è il gioco di mercato, e sarà sempre il gioco di mercato. Mi viene da dire, il risparmiatore, essendo anche lui sempre connesso, o per questi motivi o per altri, è sicuramente molto abituato nella gestione della propria presenza virtuale. Bisogna aiutare il risparmiatore a far scattare l'altro elemento, che è la coscienza degli effetti finanziari di questa connessione, per sé o per i propri investimenti, anche rispetto all'informazione che lui stesso offre, coscientemente o meno, all'intermediario. Insomma, la prima tutela del risparmio è la conoscenza ed è l'educazione finanziaria, che diventa anche educazione digitale, e lo spirito critico innanzitutto, che deve essere alla base di tutto. Io ringrazio ancora Paolo Ciocca, commissario di Consob, per essere stato con noi. Grazie e alla prossima occasione. E grazie a voi per averci seguito. Vi lascio agli aggiornamenti e le altre notizie da Class NBC.